Ciao ragazzi, oggi vediamo quante batterie riesco a tirare fuori da questa batteria che ha perso la sua durata. Potrei recuperare un bel po' di batterie, anche perché qui dovrebbero esserne 10 dentro, da 3 A. Ma adesso vediamo e lo scopriremo insieme. Bene ragazzi, cominciamo a smontare questa batteria. Ci sono dei tappi che sono per garanzia, penso, e ce ne sono tre, quindi saranno da rimuovere per riuscire a finire di smontarlo. Andiamo con le maniere pesanti. Ok ragazzi, adesso devo per forza dissaldare i contatti perché la plastica rossa è un pezzo unico. Di conseguenza sono infilate di lato e quindi devo tirarle fuori in qualche modo spingendo. Ma devo per forza prima togliere l'elettronica. Alla fine, con non poca fatica, sono riuscito a togliere tutte le batterie. Erano 10, come pensavo. Controllerò adesso di quanto sono, penso 3 A, perché la batteria è da 6, qua ce ne sono 10, quindi ci sta. E poi le ricaricherò e vedrò quali sono rotte e se riesco a recuperarne qualcuna. Adesso testerò le batterie, le singole celle che ho estratto dalla batteria più grande. Questo lo faccio per capire se sono cariche o meno, se sono buone o meno. Non sarà l'unico test che farò. Comunque, procediamo. La batteria carica dovrebbe dare 4,1 volt. Ecco, cominciamo con la prima, che è già morta. Non dà segni di vita, ma proverò a recuperarla lo stesso. Vi farò vedere come. Questa è 408, quindi è buona ed è anche carica. Anche questa è buona. Ok, perfetto. Anche questa è buona. Questa no. E questa sì. Quindi per ora ne ho scartate due. Qua sono 6 e 2 ce le ho in carica. Farò appunto, come vi dicevo prima, un altro test per capire se sono buone o se sono da buttare. Allora, questo è un accrocchio che ho fatto per mettere due batterie in carica e tramite questo caricabatterie che è da modellismo riuscire a bilanciare le celle. Quindi da qui escono i due morsettini e servono per dare energia e ricaricare le batterie. Questi fili qui in pratica vanno ad una singola cella e all'altra. Se ci sono differenze di carica, lui le bilancerà. Quindi alla fine avranno tutti e due perfettamente 4,1 volt. Adesso, come posso vedere da qui, il totale è 7,96. Sta caricando a 0,2 A perché ormai è quasi carica. E io posso vedere che una cella è 4,1, quindi ha già finito. L'altra è 3,86. Quindi questa qui dovrà arrivare allo stesso valore. Per capire se sono buone o meno, una volta finita la carica, se la batteria è andata, ha una resistenza interna troppo elevata e quindi si scaricherà automaticamente da sola in breve tempo. Allora ragazzi, adesso cercherò di recuperare queste due celle che mi davano in pratica 0 volt e vedete che da 0 volt.
Ci sono due metodi per recuperarle. Io proverò il primo, ed è quello di cominciare a ricaricarlo con un alimentatore. Attenzione, questa è una cosa pericolosa, perché queste batterie rischiano anche di scoppiare, o comunque la fuoriuscita di gas acidi e prendere fuoco. Quindi non fatelo, io lo faccio per la scienza, scherzavo ovviamente. Quindi porta batterie. Le impostazioni di questo sono tensione 1 volt, perché questa è 0 proprio, e limitato in corrente. Adesso io la regolazione della corrente in pratica è appena sopra il minimo. Questo perché se io metto 4 volt e senza limitazione di corrente, la ricarica viene di colpo e questo surriscalda la batteria e rischia di far danni. Quindi io parto piano piano. Adesso dovremo vedere che viene limitato in corrente. Infatti a 0,249 A. E adesso man mano che si caricherà, oltre a tenere d'occhio la temperatura, quando la corrente va a 0 aumenta leggermente la tensione. Questo fino ai 3 volt circa, o anche 2. Una volta riportata a quella tensione, il caricabatterie che avete visto prima la riconoscerà e riuscirà a caricarla e gestire la carica in modo corretto. Nella prima fase devo farlo a mano, perché il caricabatterie non la vede, o comunque vede che c'è qualcosa che non va, perché la tensione è praticamente 0. C'è qualcosa che non mi quadra. Dopo 40 minuti di ricarica, adesso proviamo a vedere. Vediamo a quanto è riuscita a caricarsi. È rimasta 0 volt. Questo è un altro test che farò sulle batterie che ho estratto. Le ho numerate tutte quante, a parte le due che non sono riuscito a recuperare, e proverò la resistenza interna. Questo è indice della capacità rimanente della batteria, quindi dello stato della batteria rispetto a quando era nuova. Ecco, adesso mi dice 105 e 108 ohm la prima e la seconda, e le proverò tutte quante. Ora, solo per pura curiosità, proverò quelle due che erano proprio a 0. Mi dice che non trovo la batteria. Sono andate. In conclusione, di 10 batterie ne ho recuperate 8, che ovviamente non sono al 100%, però da 3 ampere ora o 3000 mAh, anche se sono da 2000, che comunque è una prova che magari farò, a me vanno più che bene, perché comunque hanno un costo e averne 8 recuperate 8 non è male per niente. Bene ragazzi, se vi è interessato il video, se vi è piaciuto, se vi è stato utile, un like e un'iscrizione per voi, un piccolo gesto per me molto importante. Grazie e al prossimo video. Thank you.